chiediamo una cosa semplice, che finisca questo caporalato della funzione pubblica nei confronti dei tirocinanti, e so, per terminare questo scempio bisogna arrivare subito alla contrattualizzazione e alla stabilizzazione dei tirocinanti. È da 10 anni che la funzione pubblica si occupa di loro, è da 10 anni che li sfrutta, è da 10 anni che percepiscono solo un indennizzo sociale senza nessun riconoscimento a livello di tributi e quant'altro. Adesso basta, la Regione Calabria, il Presidente Occhiuto ha fatto campagna elettorale con i tirocinanti e adesso se ne deve assumere le proprie responsabilità. Se vuole collaborazione, siamo stati ben disponibili al primo incontro a dire di sì. Abbiamo mandato delle vertenze nei confronti per mettere a conoscenza la Regione Calabria di come vengono sfruttate negli enti, ha chiuso gli occhi, quindi deve capire la Regione Calabria da quale parte vuole stare. Se vuole stare dalla parte degli enti ospitanti, che non fanno altro che sfruttare i tirocinanti con abusi come l'utilizzo del badge, che non si può utilizzare nella funzione pubblica se non hai un contratto nazionale del lavoro, così dice la Corte dei Conti, oppure se vogliono che i tirocinanti sostituiscono i dipendenti, oppure che vogliono che il tirocinante fa qualunque cosa, perché tanto loro non sono un costo sul bilancio comunale. Non lo so, questo qua non può andare più avanti, non ci può essere questa situazione, questo sistema così arcano, ma che qui in Calabria ormai porta bene ad avere un bacino del genere per ogni tornata elettorale, perché è il classico scambio di voto. I nodi da sciogliere sono chiari, bisogna capire cosa vogliono fare dei tirocinanti. Vogliono che finisca questa proroga e li mandano ognuno ad essere una piaga sociale in tutto il territorio calabrese, o vogliono davvero stabilizzarli? È inutile che parlano sempre di nuovi posti di lavoro, di nuovi gruppi di lavoro. Qua i lavoratori ci sono, bisogna stabilizzare loro. Sono 4.400 famiglie calabresi di tutto il territorio calabrese, non stiamo parlando di una provincia o di che cosa. E poi non solo, questo qua, l'80% di questo bacino ha solo questo stipendio, chiamiamolo stipendio. E poi gli devono riconoscere qualunque cosa, vogliamo che il tirocinante gli venga riconosciuto il tirocinio come con un punteggio, anche che sia libero casomai a partecipare a qualche concorso, no che da 10 anni che fanno parte della funzione pubblica e non gli viene riconosciuto niente, zero, come se tutto è dovuto. Sì, abbiamo deciso, perché siamo andati a vedere un attimino se avevamo qualche interlocutore per dare una risposta a 4.000 tirocinanti, e si sono sottratti tutti, nessuno, né presidente né vicepresidente. Adesso vediamo un attimino, se vogliono braccio di ferro, siamo qua a fare braccio di ferro, vediamo se arriva il presidente e ci dà una risposta. Cosa ci aspettiamo? Che 400 comuni a 10 persone per uno assumono 4.000 unità, questo ci aspettiamo, perché sono 10 anni che attendono una stabilizzazione e penso che non sia un grande sforzo assumere 10 persone, che poi per giunta alcuni comuni ne possono assumere di più e altri molto di meno. Penso che non sia un problema, anche perché parliamo di miliardi ogni giorno, miliardi PNR, fondi di comunità, coesione sociale. Quindi voglio dire, una soluzione ai precari va trovata. Il ruolo della regione è quello che la regione si deve mettere in moto a contrattualizzare queste persone. Questo è il ruolo della regione. A funzione pubblica deve emanare i concorsi per come eravamo più o meno rimasti.